Benvenuti a tutti nel canale Ippocamper. Oggi parliamo di acqua, ma non di acqua normale, di acqua grigia. Dunque, oggi affronteremo un argomento, diciamo, non molto frequente, abbastanza insolito, e quindi affronteremo l'argomento delle acque grigie, cioè come scaricare le acque grigie e come scaricarle? Scaricarle tramite una motorizzazione della valvola. Allora, tendenzialmente le valvole di scarico da 3 pollici e valvole da 1 pollice e mezzo. Questa è la valvola da 1 pollice e mezzo, che praticamente ha circa 50 di diametro e quindi è un pochino più piccola. Viene utilizzata appunto per lo scarico dell'acqua grigia. Tutti noi abbiamo la classica leva, che è o questa o il prolungamento di questa, posta su un lato, e poi al centro si scarica il serbatoio. La valvola da 3 pollici è una valvola che in genere viene utilizzata per lo scarico delle acque nere nei veicoli che hanno il serbatoio delle acque nere invece della cassetta. Ecco qua, quindi non la cassetta ma il serbatoio che scarica direttamente, e quindi hanno una valvola più grande, logicamente. Noi adesso oggi ci occupiamo della motorizzazione, cosa appunto questa è insolita, la motorizzazione della valvola delle acque grigie. È un argomento insolito, io ce l'ho installato sul mio veicolo, è uno di quei plus di cui, per carità, si può fare certamente a meno, però obiettivamente è abbastanza comodo, soprattutto se associato poi a una telecamera di sorveglianza, sostanzialmente applicata in prossimità della valvola stessa. Vantaggio qual è? Avere la possibilità di posizionarsi sopra il tombino di scarico, la griglia, eccetera, senza uscire dal camper, e dall'interno del veicolo si comanda la valvola, l'apertura della valvola grigia, in maniera molto semplice, senza sporcarsi. Se fuori per esempio piove oppure fa freddo, eccetera, noi ci posizioniamo sopra, scarichiamo e andiamo via. E questo è un grandissimo vantaggio. Per carità, ripeto, se ne può fare a meno, però è sicuramente una cosa molto comoda. Vediamo un attimo di cosa parliamo precisamente. Allora, noi abbiamo io vi ho preso due prodotti, in realtà parleremo solamente di questo, perché è un accessorio che può essere installato, è praticamente un attuatore che può essere installato sulle valvole sia da 3 pollici sia da 1 pollice e mezzo. Qua abbiamo preso la versione per quella da 1 pollice e mezzo. Vi volevo semplicemente far vedere un altro dispositivo, che è questo, che non è nient'altro che, ecco, guardate, queste sono le varie tipologie, ve le faccio vedere qui. L'attuatore applicato, quindi la motorizzazione sulla valvola da 3 pollici da 1 pollice e mezzo, la camera che viene applicata lateralmente, che quindi controlla la fuoriuscita del liquido, che tra l'altro si può mettere anche separatamente dalla motorizzazione, e in più c'è quest'altro tipo di elettrovalvola, che però serve per in quei casi in cui noi abbiamo uno scarico a rotazione, Easy Dump Bowl, perché ha praticamente, come vedete, questo raccordo. Dovrebbe essere da 3/4, ma non sono sicuro sinceramente, e all'interno c'è praticamente la sfera che ruota. Questa è l'elettrovalvola, che agisce con degli switch interni, quindi la posizione di chiusura e la posizione di apertura sono tranquillamente già impostate all'interno, quindi ci sono degli switch interni, quindi come vedete non c'è nient'altro che la valvola e positivo e negativo. Non facciamo nient'altro che montare qui un pulsante che inverte i poli, e quindi lo mettiamo tutto a chiusura o tutto ad apertura, e praticamente la valvola chiaramente ha la stessa funzione di questa che metteremo sulla valvola ghigliottina, che però è un po' più complessa. Quindi esiste anche la versione con la valvola a rotazione, quindi nel caso in cui voi vogliate motorizzare una valvola, uno scarico del genere che ha questo tipo di apertura, possiamo farlo in questa maniera. Ok, dunque, quindi questa adesso la mettiamo da parte. Eccoci qua, apriamo la confezione, in realtà l'ho già aperta, abbiamo le istruzioni e abbiamo la parte principale, che è l'attuatore con la sua fascetta, il supporto che poi servirà mediante le fascette a prendere materialmente la ghigliottina, la maniglia della ghigliottina, e praticamente basta. Vediamo un attimo come funziona il tutto. Dunque, innanzitutto abbiamo un attuatore fatto veramente molto bene. La caratteristica è veramente, io ce l'ho montato sul mio e devo dire funziona perfettamente. Quindi l'idea qual è? È quello di applicare l'attuatore lateralmente tramite questa fascetta, che vedete, i materiali sono veramente ottimi, tutto acciaio inox, veramente di ottima qualità. Si monta al posto, come vedete ci sono due fori isolati,
in queste posizioni, si monta in questa maniera, si accosta, si inserisce l'attuatore stringendo praticamente queste due guarnizioni, queste due gomme lo tengono perfettamente saldo al suo posto, quindi non lo fanno muovere lungo il suo asse. Quindi lo tengono in posizione. Nella parte terminale abbiamo la possibilità di installare, vedete, da un lato abbiamo questo asse filettato, un M8, lo possiamo tranquillamente avvitare, poi ovviamente con le pinze lo avviteremo in maniera un po' più robusta, diciamo, lo avvitiamo fino a battuta, lo montiamo qui dentro e praticamente ecco qui, tramite queste fascette che metteremo una per parte, lui sostanzialmente chiaramente viene regolato in posizione di chiusura, regolato in posizione di minimo. Quando noi andiamo ad azionare tramite, come vedete, noi abbiamo qui i due cavi che azionano il movimento, che però è regolato in questo caso da questa centralina, non ha nient'altro che due pulsanti, apertura e chiusura, gestisce tramite un sensore di corrente l'apertura della valvola, quindi sente la resistenza della valvola. Quando ritiene che la resistenza sia troppo elevata, significa che è arrivato in battuta o in chiusura oppure in apertura, e quindi stacca. Quindi in realtà è tutto controllato dalla centralina elettronica che poi posizioniamo all'interno del veicolo. Quindi qual è il concetto? Noi arriviamo nel punto di scarico, azioniamo la valvola, scarichiamo, chiudiamo la valvola e praticamente possiamo tranquillamente andare. Ripeto, non è uno di quegli accessori particolarmente indispensabili, però è sicuramente una comodità. Siccome lo stiamo installando, mi faceva piacere farvelo conoscere. Logicamente dobbiamo prevedere un serbatoio da posizionare sotto il camper. Ci servono tre fori: un foro è quello per l'ingresso dei liquami, il secondo è lo sfiato, ovviamente altrimenti non entro, e poi il terzo è un foro circa da 50 che permette l'applicazione della valvola. Adesso facciamo i fori e poi lo monteremo sul veicolo. Come avete visto, dopo aver effettuato il foro, abbiamo pulito la superficie con il nostro attivatore, abbiamo messo il nostro sigillante, perché comunque sia indispensabile, e abbiamo posizionato l'attuatore lateralmente fissandolo con le viti. Questo adesso l'altra cosa da fare è quella di raccordare tramite le fascette, fissare, quindi rendere solidale la parte, ve la faccio vedere qua, forse la vedete meglio, eccola, rende solidare questa parte tramite le fascette, quindi si posizionano le fascette in questa maniera, e in modo che praticamente quando noi andiamo a fare l'attivazione e quindi l'apertura della valvola, l'attuatore muovendosi, estendendosi in avanti, tirerà poi la valvola e quindi fino a completa apertura. Eccoci qua sotto il camper, abbiamo posizionato il serbatoio sul nostro fidato ragno, che chiaramente ci darà una grandissima mano. Abbiamo già realizzato gli staffaggi, vi faccio un attimo vedere come. Abbiamo utilizzato la foratura originale delle traverse del Ducato, abbiamo inserito all'interno delle boccole filettate che creano praticamente la filettatura dove non c'è, barre filettate da 8 tagliate a misura e due profilati in alluminio che serviranno poi per il fissaggio nella parte inferiore del serbatoio. Quindi adesso non facciamo nient'altro che tirarlo su e poi lo fissiamo definitivamente tramite queste due barre. Serbatoio fissato, quindi praticamente non ci rimane che collegare
i vari tubi di sfiato e di riempimento sostanzialmente, però insomma questa è una cosa che non riguarda la valvola elettrica. Per il funzionamento della valvola elettrica invece andiamo a raccordare questi cavi, facciamo l'impianto elettrico della valvola, porteremo ovviamente la centralina in cabina di guida in modo che arrivando diciamo nel punto prefissato per lo scarico possiamo azionare direttamente dalla cabina di guida la valvola senza dover scendere e quindi in maniera molto comoda. Quindi adesso raccordiamo questo cavo, lo portiamo all'interno e finiamo l'impianto elettrico. Abbiamo passato il cavo sfruttando l'apertura, diciamo lo stesso passaggio del freno a mano. È un po' complicato, avuto bisogno. Noi utilizziamo un carcere molto lungo, ma insomma una qualsiasi cosa che possa farci da guida. Ora abbiamo preso la nostra centralina, la posizioneremo lateralmente in modo da essere facilmente raggiungibile con la mano. Chiaramente la monteremo sul carter che abbiamo preventivamente smontato, avete visto, quindi la monteremo più o meno qui, facendo attenzione a non dar fastidio al movimento della leva del freno a mano, più o meno questa sarà la posizione. Poi ovviamente dovremo portare l'alimentazione perché devono arrivare a questa centralina quattro cavi, due di alimentazione e due sono quelli che praticamente in uscita comandano la valvola, il motorino che apre la valvola. Sicuramente quindi ci toccherà smontare il gradino, anzi lo faccio subito così almeno non ci sono problemi e mi levo una fatica dopo. Eccoci qua, abbiamo terminato l'installazione, adesso facciamo la prova. Allora, come vedete abbiamo il tastierino, non so se si vede bene, forse illuminato bene, ok, spero di sì. Abbiamo due pulsantini, il tasto di apertura e il tasto di chiusura e il LED nella parte superiore. Quando apriremo la valvola, quindi premiamo il pulsantino. Il LED diventa verde, poi lampeggia questo ci indica che la valvola si sta muovendo. Quando ha terminato la sua corsa, il LED rimane verde da lampeggiante diventa fisso. Questo significa che la valvola è completamente aperta. Come fa l'elettronica a capire che la valvola è completamente aperta? Tramite una valutazione dell'assorbimento degli ampere. Quindi, in base a questo, poi vi devo dire una cosa: per chiudere la valvola, facciamo la stessa cosa. Quindi, premiamo il pulsantino di chiusura. Come al solito, il LED dopo un attimo inizia a lampeggiare, in questo caso rosso, dopodiché si spegne. Questo significa che la valvola è completamente chiusa. Allora, in base a quello che vi ho detto, questo dispositivo ha un piccolo, non è un problema, però è una piccola, bisogna fare un pochino di attenzione, cioè bisogna fare in modo di mantenere la valvola in perfetta efficienza. La valvola, non il dispositivo, che per carità andrà controllato ovviamente, però la valvola deve essere perfettamente pulita e quindi ogni tanto dobbiamo fare in modo di lubrificarla in qualche modo, perché potrebbe succedere che o tramite la sporcizia che si forma all'interno della lama, visto che il movimento è un movimento a lama di traslazione, potrebbe rimanere della sporcizia che potrebbe indurire il movimento della valvola. Questo fa aumentare troppo gli assorbimenti e quindi la valvola L'elettronica della valvola ritiene che sia chiusa quando magari non è chiusa, oppure che sia aperta quando magari non è completamente aperta. Quindi facciamo un pochino di attenzione affinché la valvola sia mantenuta sempre pulita. Perfetto, questo
è tutto per quanto riguarda l'installazione della valvola. Come vedete, l'accessorio, ripeto, non è indispensabile, però sicuramente è molto comodo. Abbinato poi a una telecamera che magari ci rimanda la visione della parte inferiore, quindi dello scarico, sul nostro monitor, sarebbe ancora migliore, sicuramente ancora più comodo. E penso di avervi detto tutto. Questo è tutto quindi per la motorizzazione della valvola. Questo tipo di motorizzazione, poi ne esistono sicuramente altri tipi, non solo quello a rotazione come vi ho fatto vedere sul banco, ma esiste anche un altro modello che è praticamente sullo stesso concetto, ma ha degli switch. Quindi vabbè, comunque il concetto è questo. Quello che mi premeva farvi conoscere è che esiste la possibilità di motorizzare la valvola in maniera anche molto semplice. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale, attivate la campanella per avere la possibilità di ricevere le notifiche dei video che caricheremo, video tecnici, video anche di altre informazioni che metteremo sul canale. E come al solito ci vediamo alla prossima.